Guardi che il nostro obiettivo non è prendere il 5, il 6, il 7%, il nostro obiettivo è creare un'alternativa di governo, perché mai come in questo momento tutti coloro che hanno visto come sono stati presi in giro, prima dal governo Berlusconi, poi dal governo Monti, poi da questo accordo immorale fra destra, centro e sinistra, poi da questa legge elettorale che, così come si stanno distribuendo le coalizioni, con Monti che voleva fare l'arbitro, invece il giocatore che gioca più sporco degli altri, le decisioni saranno prese dopo le elezioni, nel senso che ancora una volta agli elettori si racconterà una cosa e il giorno dopo le elezioni troveremo che si dovranno accordare a tavolino o la destra o la sinistra col solito centro vetero democristiano che la dà un po' all'una, la dà all'altra e che offre di più, come il più vecchio mestiere del mondo. È questo che pur in Loden sta facendo quel governo. Sarà in Loden, ma non c'è differenza sul piano politico tra il bunga bunga di Berlusconi e il Loden di Monti. Stabilito questo, noi abbiamo intenzione di fare una rivoluzione civile mettendo insieme tutte quelle forze politiche che hanno fatto opposizione, tutte quelle associazioni, quei movimenti, per creare un'alternativa. E quindi intorno a chi ci siamo uniti? Intorno a Ingroia, perché? Perché a schiena diritta non ha avuto paura ad affrontare il tema dei temi di questi anni. C'è stato un rapporto di compromesso fra uomini delle istituzioni, dello Stato e la mafia, che c'è stato, è vero, l'ha già stabilito in via definitiva una sentenza del Tribunale di Firenze, ma chi di questa parte dello Stato è rimasto compromesso? Hanno cercato di fermarlo. Mi ricorda tanto la storia nel 94, quando io con Tangentopoli ho cercato di scoprire quali erano i sistemi deviati delle istituzioni che avevano svenduto le istituzioni al sistema corrotto della finanza e dell'imprenditoria. Oggi come allora si ripete il ritornello, che la colpa è di coloro che scoprono i reati e non di quelli che l'hanno commesso. Noi questo falso storico lo vogliamo abbattere, intorno a Ingroia, in nome della legalità e soprattutto della giustizia sociale. Proprio per questo depositiamo le firme per il riferimento all'articolo 8 e all'articolo 18, ripartiamo per una nuova possibilità di un'alternativa di governo.